ieri hanno ucciso un imam per la strada. Il vostro monastero deve avere una protezione militare. Le atrocità ricominceranno. La mia decisione è presa. Rifiuto. E che facciamo se vengono al monastero? Ci facciamo uccidere tranquillamente? È un rischio. Padre Bianchi ha visto il film di Xavier Beauvoir, Uomini di Dio. Comincerei proprio da un primo giudizio del film. Cosa ne pensa? E poi, ecco, la figura di Frère Christian, il priore del monastero, come giudica? Quali emozioni, quali riflessioni suscita in lei la figura di questo monaco, la sua esperienza di fede e anche il destino, insomma, che ha conosciuto purtroppo tragico? Il film mi ha sorpreso positivamente, perché ero molto diffidente, anche pensando ad altri tentativi di riprodurre o di raccontare la vita monastica. Invece, per la prima volta in un film in cui si tratta di narrare, di evidenziare una vicenda di monaci, ho sentito la capacità di raccontare nella verità, autenticamente, qual è la vita del monaco, senza la ricerca di momenti estetici straordinari, ma nell'ordinario, nel quotidiano. All'interno di quel film si vede veramente di che cosa è fatta una vita monastica, questa preghiera che torna a ritmare il tempo nella sua semplicità, i lavori umili cui i monaci si dedicano tutti i giorni, la capacità di una carità sobria, discreta, di un amore fraterno ma non eclatante gli uni verso gli altri, fatti del vivere comune, del volersi bene, ma senza direi delle azioni eroiche. E questo nel film lo si vede, lo si intuisce e fa sì che quella vicenda quotidiana appaia davvero una vicenda umanissima innanzitutto, più che religiosa. Quando Frère Christian non era un monaco straordinario, mi aveva invitato a predicare gli esercizi spirituali a Tumilin, era un uomo direi monaco, ma un uomo anche di grande semplicità. E tuttavia il film riesce a far vedere come la sua ricerca quotidiana, anche le sue esitazioni, le sue debolezze, il suo non essere un uomo il quale voleva semplicemente con arroganza affermare l'identità cristiana, ma essere un uomo capace di dialogo, di ascolto, e dei fratelli e di quel mondo circostante musulmano in cui questi monaci cristiani erano un granello di sabbia nell'immensità del deserto. Ecco, Frère Christian certamente ha fatto vedere come si può dedicare intieramente una vita per una convinzione che sia. Veramente il film lo rivela, Frère Christian è uno che ha una ragione per cui vale la pena dare la vita, morire, e per questo ho una ragione anche per vivere ogni giorno. Se dovessimo riassumere giornalisticamente questa esperienza così drammatica, potremmo sintetizzarla con un titolo: la forza della preghiera contro la forza delle armi e la trasparenza della fede più pura contro l'opacità del fanatismo religioso. Sarebbe d'accordo con questo titolo? Certamente noi all'interno del film vediamo una pratica di vita umana che si oppone a una pratica di vita in cui regna la barbarie, in cui regna la violenza. È molto bello nel film vedere come si può essere uomini veri ogni giorno e come ogni giorno noi abbiamo l'occasione per non essere vili. Ecco, nel film si vede come si può combattere contro la viltà e certamente contro la violenza, contro il fanatismo religioso, contro ciò che è la barbarie e che noi oggi purtroppo conosciamo troppo bene. A colpire del film è proprio questa dimensione umana, prima ancora che religiosa, che viene espressa in Frère Christian e nei suoi confratelli. Ecco,
viene evitato, a mio avviso, credo che sia d'accordo, ogni enfatizzazione anche martirologica per certi versi e quindi anche ogni volontà geografica in qualche modo, però proprio il, come dire, la descrizione di Fra Christian come uomo, con i suoi dubbi, con le sue paure e poi ovviamente con il suo carico di fede, ci fa e mi fa chiederle quante volte per un monaco ecco, le certezze della fede sono messe in pericolo dalle debolezze umane. Io direi che non ci sono certezze della fede, non c'è neanche una conoscenza all'interno della fede. La fede sta nello spazio delle convinzioni e va rinnovata ogni giorno, vincendo i dubbi, vincendo le esitazioni che ci abitano. Frère Christian e i suoi fratelli sono degli uomini, dei monaci che non avevano progettato nessun martirio nel loro stare in questa terra d'Algeria in mezzo alla marea araba musulmana. Neanche pensavano che avrebbero trovato una morte violenta. Vivevano nel quotidiano, cercavano una fedeltà a Dio senza pensare di diventare degli eroi e senza pensare di diventare dei martiri. Certamente quando hanno potuto presagire che poteva anche esserci per loro una morte violenta o qualcosa che poteva accadere a loro nel segno dell'inimicizia, ecco, lo straordinario è che con esitazioni, con domande, anche con dubbi, si vede nel film tutto il travaglio perché i monaci come gli uomini hanno degli affetti, amano questa terra, amano la vita, ma proprio per un amore più grande per quella terra, la terra d'Algeria, per quell'umanità anche musulmana in cui si trovavano. E in nome della convinzione della loro fede ha semplicemente deciso di restare. Uomini di Dio in Francia ha suscitato una grossa eco, ha suscitato un dibattito culturale molto ampio, è stato campione di incassi, dicevamo, quindi è in qualche modo arrivato alla società, parlato alla società. Viviamo in un'epoca in cui spesso ci sentiamo un po' aggrediti da tanti eccessi, un'epoca di materialismo, diciamo spesso, un'epoca in cui mancano anche, come dire, molte figure di riferimento, esemplari. Ecco, allora in questo senso, come pensa che venga vista la figura del monaco dalla società e come pensa che debba essere percepita in effetti la figura del monaco proprio dalla società stessa? La figura del monaco è stata soprattutto tratteggiata in questi ultimi anni all'interno del cinema, ma riprendendo delle figure di monaci non cristiani, questo va detto. Soprattutto l'Estremo Oriente ci ha dato dei film con alcune vite di monaci buddisti o alcuni tratti estremamente significativi. Poi c'è stato il film Il Grande Silenzio, che ha rivelato quale può essere la vita soprattutto di Certosini, di monaci che hanno una particolare vita di solitudine. Questo, secondo me, è il pregio di dare alla società un'immagine molto reale di chi è il monaco. Perché sovente per la società il monaco quasi deve vestire un abito che non è reale. C'è nella società un'immagine romantica, sovente il monaco è più una silhouette che una vita umana. Invece qui si vede che cos'è davvero un monaco. Che sì, è un uomo che vive solo, è un uomo che ha rinunciato a coniugarsi, è un uomo il quale è credente e quindi vive una particolare ricerca di Dio. È un uomo che dedica del tempo a pensare, alla preghiera, a meditare durante il giorno. Quindi fa delle cose che sono differenti dagli altri uomini. Vive molto tempo di notte, quando gli altri dormono, lui è sveglio, lui pensa, lui prega, lui canta, fa molto silenzio, vive una vita comunitaria in cui certamente non vigono i rapporti di sangue o di simpatia o
o di vicinanza e di scelta di affetto, perché il monaco è uno che sceglie di amare l'altro che non conosce e anche prima di conoscerlo, il che può anche sembrare innaturale, visto che tutti gli uomini prima si conoscono e poi decidono se amare la persona o no dopo averla conosciuta. Il monaco decide prima di amarla, senza averla conosciuta. Però è un uomo, però il suo quotidiano è umano, il suo corpo è quello di un uomo. E questo forse lo deve imparare la società attuale, per non immaginare delle vite astratte fuori dalla società, come se avessero fuggito il mondo. Lei ha citato Il grande silenzio di Philip Groening, un altro film precedente, Uomini di Dio, che come il film di Xavier Dubois ha avuto un ottimo successo e ha fatto parlare molto di sé. Sembra davvero una contraddizione il fatto che si percepisca, si intenda comunemente il cinema come la grande fabbrica dei sogni, il regno dello star system, la creazione dei miti, di celluloide, e poi i film che raccontano, in modo magari diverso, come diceva lei, la storia di silenziosa religiosità, incuriosiscano così tanto anche la massa, il grande pubblico. È davvero il segno che si deve andare in qualche modo a colmare un vuoto, che c'è un vuoto che va colmato nella nostra società? Secondo me c'è realisticamente questo vuoto, però dobbiamo anche essere molto onesti e sinceri. Sovente molti che vogliono riempire questo vuoto e che si esercitano con contributi nel mondo del cinema, ma poi offrono dei frutti, i quali sono dei frutti veramente devozionali, leggendari, che magari colpiscono momentaneamente per fatti straordinari che raccontano o qualcosa le persone, ma non diventano davvero delle domande, delle interrogazioni. Il grande silenzio, come questo film, pongono domande, non sono racconti di uomini santi attraverso le loro devozioni come se fossero dei santini. Non c'è nulla di melenso in questi film, c'è la realtà umana, quindi gli uomini dicono è qualcosa che ci tocca perché appartiene alla nostra vita di uomini e donne. In conclusione, quale eredità ci lascia il testamento spirituale di Frère Christian? Come fare ad essere più forti dell'odio? Ci lascia in eredità un grande messaggio, il messaggio che l'unica vittoria possibile sulla morte è la vittoria dell'amore, che l'unica possibilità di contrastare la violenza è davvero l'amicizia, che l'unica possibilità di sconfessare l'intolleranza è l'ascolto dell'altro, fino a non pretendere la reciprocità. Io credo che in Frère Christian ciò che si vede è questa non reciprocità, è questo perdono offerto in anticipo, in cui lui dice: ma anche quando ci sarà questa mano nemica che mi darà la morte, io potrò dire amico e ci ritroveremo in una vita nuova. Questo mi sembra che sia un grande messaggio, una vera resistenza alla violenza e alla barbarie che oggi ci tocca a tutti.